Dunque, con Maurizio è molto curioso perché a volte succede nella vita che si incrocino delle sensibilità. Ci siamo, come ha detto Maurizio, conosciuti teatralmente, gli chiesi di fare un adattamento di Qualcuno lo so, di Cuculo, fece un lavoro sublime spostando l'azione, che conosciamo, il capolavoro del cinema di Milos Forman, in un manicomio all'inizio degli anni Ottanta, in provincia di Napoli, quindi spostando, facendo diventare i personaggi italiani e spostando le follie, inventando nuove follie che poi alla fine riuscivano a ottenere il risultato di quella storia meravigliosa, che è un grido di libertà fantastico. E lì andarono talmente bene le cose, poi casualmente mi arrivò una proposta della Rai per i passati di Pizzo Falcone e che ancora non immaginavo sarebbe arrivata, e lì è nato questo lungo viaggio dei Bastardi, così sentito, così apprezzato dal pubblico. Insomma, è un viaggio veramente indimenticabile per me, anche formativo. Si impara sempre qualche cosa quando si cerca di interpretare personaggi nuovi. E quando, come ha raccontato Maurizio, è nata nella sua mente, nella sua penna, questa storia, io leggendola la prima volta ho ricevuto le stesse emozioni che avete ricevuto voi oggi, nel senso mi sono immedesimato in questa famiglia, mi sono divertito e poi alla fine di colpo ho scoperto tutt'altro, mi sono profondamente commosso e quindi ho sentito un grande cuore in questa storia e ho pensato subito che teatralmente parlando sarebbe stato uno spettacolo veramente toccante, e tant'è che ancora in tournée, in silenzio grande, con grandissimo successo e con un'interpretazione di Massimiliano Gallo anche in teatro fortissima. E subito ho pensato che sarebbe stato giusto raccontarlo anche al cinema, perché quale mezzo migliore del cinema esiste per raccontare le cose non dette? Il cinema entra ancora più dentro e dà ancora più la possibilità. Quindi mi trovavo in contatto con Andrea, perché lui stava seguendo le riprese per la Rai della serie dei Bastardi di Pizzo Falcone. Ho detto: ma chi meglio di un giovane sceneggiatore di talento che è già molto dentro il mondo di Maurizio per cercare di farlo diventare il film? E Andrea ha fatto un lavoro al quale ho partecipato anche. La mia contribuzione di sceneggiatura è quella che può avere un regista, ma soprattutto un attore, nel senso che un attore cerca di capire dove poter attaccarsi il più possibile, cercare di sembrare veri, di raccontare una storia credibile, perché poi è quello che tutti noi cerchiamo di fare, sembra cercare di far finta di essere veri davanti a un gruppo di persone che siete voi, che ci fanno il favore di credere che noi siamo veramente quello che fingiamo di essere. Quindi, piuttosto complesso, però poi come vedete arriva direttamente. Tutte sedute psicoanalitiche di grande effetto. Esatto, è così, Però è così. E quindi, un po' grazie a voi, un po' grazie al suo lavoro, sicuramente grazie al lavoro di Maurizio, è uscita poi con una sceneggiatura che poi con gli attori del film, insomma, devo citare chiaramente Margherita Pui, Marina Confalone, abbiamo fatto un lavoro incredibile, peraltro poi passerò la parola a Andrea, mi dirà come ha lavorato, ma sul set si è creata un'atmosfera incredibile, perché noi abbiamo girato il film in questa meravigliosa villa Posillipo a Napoli durante il lockdown, quello duro, quindi praticamente giravamo in questa villa e si era creata una bolla fuori dal tempo, fuori da tutto, che ha ancora di più dato agli attori e al sottoscritto la possibilità di veramente creare questo piccolo mondo appartato e separato dal resto dell'umanità. E abbiamo lavorato benissimo e devo veramente ancora ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito alla qualità di questo film, penso alle musiche di Pippo e Aldo Descalzi, e penso insomma a tutti coloro, alla fotografia di Mike Sterninsky, insomma è stata una combinanza di cose che hanno creato un piccolo film che amo molto e che mi emoziona ogni volta che lo rivedo. Quindi devo ringraziare Maurizio, devo ringraziare Andrea e un po' anche anche un po' me stesso, perché è stata veramente una concomitanza di cose straordinaria, spero non irripetibile. Poi parleremo magari anche di quello che Maurizio, il sottoscritto, abbiamo in testa, però